Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 24 del mese di febbraio, stiamo quasi arrivando alla fine di questo mese del 2021, però siamo sempre qui, a prescindere dalla giornata, per leggere la parola del Signore. E durante questa giornata noi continueremo la lettura, noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, Esodo capitolo 25 e Esodo 26. Leggiamo la parola del Signore, apri la Bibbia, apri il tuo cuore e lascia il Signore parlare a te. La parola di Dio dice, il Signore parlò a Mosè e disse, di ai figli di Israele che mi facciano una offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Questa è l'offerta che accetterete da loro. Oro, argento e rame. Stoffe di colore violaceo. Porporino scarlato. Lino fino e pelo di capra. Pelle di montone, tinte di rosso. Pelle di delfino e di legno da caccia. Olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre d'onice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto il secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Faranno dunque un'arca di legno da caccia, la sua lunghezza sarà di 2,5 cubiti, la sua larghezza di 1,5 cubiti e la sua altezza di 1,5 cubiti. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai così, sia dentro che fuori, le farai al di sopra di una ghirlanda d'oro che giri intorno. Fonderai per essa 4 anelli d'oro e che metterai ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acacia e li rivestirai d'oro. Farai passare le stanghe negli anelli ai lati dell'arca perché servono a portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno sfilate. Poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò. Farai anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza sarà di 2,5 cubiti e la sua larghezza di 1,5 cubiti. Farai 2 cherubini d'oro e li farai lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escono dal propiziatorio alle 2 estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto e in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro, le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te, dal propiziatorio, fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Farai anche una tavola di legno da caccia, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1,5 cubiti. La rivestirai d'oro puro e le farai una ghirlanda d'oro che li gire intorno. Le farai una cornice alta 4 dita e a questa cornice farai tutto intorno una ghirlanda d'oro. Le farai pure 4 anelli d'oro e metterai gli anelli ai 4 angoli e ai 4 piedi della tavola. Gli anelli saranno vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. Farai le stanghe di legno da caccia, le rivestirai d'oro e serviranno a portare la tavola. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici, le sue tazze da servire per le libazioni. Li farai d'oro puro.
Metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà sempre davanti a me. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici e i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscendo dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro, così per i sei bracci uscendo dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro e tutto sarà d'oro fino, lavorato al martello. Farai pure le sue lampade in numero di sette. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Esodo capitolo 26. Farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlato con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno della stessa misura. 5 teli saranno uniti insieme e gli altri 5 saranno pure uniti insieme. Farai dei bracci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e lo stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 lacci al primo telo e metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I lacci si corrisponderanno l'un all'altro. Farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'un l'altro mediante i fermagli perché il tabernacolo formi un tutto unico. Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli unici 11 teli avranno la stessa misura. Unirai insieme 5 di questi teli da una parte e 6 teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della tenda. Metterai 50 lacci all'orlo del telo e all'estremità della prima serie e 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. Farai 50 fermali di rame e farai entrare i fermali nei lacci e unirai così la tenda, in modo che formi un tutto unico. Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. Il cubito che avanza da una parte come il cubito che avanza dall'altra parte nella lunghezza dei teli della tenda ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. Farai pure la tenda una coperta di pelli di montone, tinti di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino.
Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messi per il diritto. Inoltre, la lunghezza dell'asse sarà di 10 cubiti e la larghezza dell'asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà 2 incastri paralleli. Farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi. 2 basi sotto ogni asse per i suoi 2 incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord. Le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ogni asse per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore. Questi saranno doppie dal basso in su e dal tempo stesso formeranno un unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai 2 angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. La traversa di mezzo, le assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlato e di lino fino, ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati. E lo sospenderai a quattro colonne d'acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno sulle basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Del velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal Santissimo. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola del lato meridionale del tabernacolo. Metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Farai 5 colonne d'acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse 5 basi di rame. Parola del Signore. È molto complessa e allo stesso tempo molto bella e affascinante la descrizione che il Signore ha dato a Mosè per la costruzione del tabernacolo, per la costruzione degli utensili che dovevano essere utilizzati, ma noi continueremo la lettura della parola di Dio. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare sempre qui leggendo la parola di Dio insieme. Tutti i giorni a mezzogiorno noi leggeremo la parola del Signore. Mi raccomando, non mancare, non perdere neanche un appuntamento. Se per caso non riesci a leggere la Bibbia insieme a me a mezzogiorno, nessun problema. Poi dopo mezzogiorno riascoltare o ascoltare per la prima volta dove e quando vuoi. Dio ti benedica nell'amore di Gesù.